parrucchiere italiano per cercare di sopravvivere a questa lunga pausa della nazionale che ci sta un attimino un po' mettendo in agitazione, perché noi tra qualche settimana, anzi tra una settimana, abbiamo una partita importante per tutti i milanesi, per tutti i tifosi di Inter e Milan, ovvero ci sarà il derby di Milano. Quindi noi ci siamo ritrovati qui dall'italiano per parlare, diciamo, un po' di questa, questa prossima partita con i volti storici delle tifoserie della curva nord e della curva sud. Stiamo parlando ovviamente del Barone per la... Io per la Milano! E con Franchino! Ovviamente da una parte c'è la tifoseria, dall'altra dobbiamo avere anche... Tifosi, Marco, Bernardino. Ciao, ciao. Facciamo una cosa. Non se lo meriterebbe, ma lasciamo fare. E già Marco, piacentino. Chi ha vinto il Festival Bar, ricordiamo. Ma non loro parlavano di derby. Ricordiamo il famoso 11 maggio 2001. Quando è finita 6-0, ricordate voi ragazzi? Io ho delle memorie strane, non so freddo. Io a poco, io non me lo ricordo. Neanche io, sinceramente. Ricordo solo che abbiamo una decina in più forse. Sì, perché tra l'altro noi abbiamo vinto, se no ha ragione Fred. Sì, vinti ne abbiamo una decina in più. Anzi, siamo i gol che avete fatto. Però noi abbiamo finito gli stracci per pulire le coppe dei campioni, ce ne sono 7. Abbiamo iniziato già così, col Porto. Sì, voi siete pronti per questo derby? Perché l'anno scorso è stato un derby tra andata e ritorno un po' sottotono, a parte quei tempi supplementari che hanno dato, dove ha segnato anche Zapata, però... Chi è che ha segnato? Zapata. Distinto. I tempi supplementari. Non vale. Ad oggi come vi sentite? Partiamo dal Barone, che clima c'è? Il clima, diciamo che il derby è una partita particolare, no? Diciamo che il derby lo sentiamo tutti già. Te l'ho già sentita dire sta roba? Ma sento, l'ho detto, no? È normale, il derby come fai a non sentirlo? Quando c'è il calendario, qual è la prima partita che guardi? Il derby? Ma guarda, ti dirò, io soffro più l'altra partita degli innominati. Il derby lo soffro quando arriva sotto data, proprio qualche due o tre giorni prima comincio a pensare che questi la devono combinare, no? Perché a noi ce la combinano. Vincono sempre combinando qualcosa. È uscito il nome delle coreografie. Sì. Diciamo che a Milano con le coreografie sono messi. Beh, diciamo che avete una coreografia del cuore. Beh, tantissima. Curva Nord ovviamente ha vinto anche il premio della miglior curva d'Europa, però anche quelli del Milan sono belli. Quando? Lo stai inventando tu questo. Ce la stai inventando lui. È vero. L'ha scritta anche sulla canzone. Comunque, questo ce la stanno inventando loro. Ci sono messi d'accordo prima di entrare, figurati. La cosa è che la seconda è il dono. E poi parlano degli Juventini. Ma che associazione è? Però, diciamo la verità, adesso una parola di pace e poi si ritorna. Però è il più bello derby del mondo, cioè a livello coreografico di cori, cioè Inter Milan è bellissimo, poi si esce tutti insieme, si manda a quel paese, però è più bello. Ma se parlare del derby, perché all'italiano, al parrucchiere, per l'uomo si parla il calcio. Quindi Marco, torniamo al derby, tu che lo vivi anche sugli spazi, è proprio vero che è una delle più belle partite del campionato? È il derby più bello d'Italia, è il derby più titolato d'Italia e quindi tanto di campionato. Il bello del mondo. Ma, qua devo dire, c'è ragione. Sempre Oliva c'ha ragione. Solo che ho messo a dire una cosa che è per merito nostro, che bello. Esatto. quindi allora tra i come due. Colori. No, ma tra i due c'è da ricordarsi una cosa, che sulla maglietta noi abbiamo questo Gagliardetto che indica 7. Mi potete spiegare cosa significa questo 7? Non capisco mai una cosa, perché in tutti i vostri palmarè c'è sempre 7, 1500 scudetti e non c'è mai la coppettina, la piccolina mitropina. Ma guarda che dove l'avete messa la mitropa? No, tra gli scudetti c'è la mitropa in casa. Ce l'hai tu, c'è il piano. C'è gli scudetti alla Champions, c'è la serie. Io ne ho tante in tasca di coppe che ormai sono piene. Direi che un pronostico lo facciamo sul finale.
finale. Perché certamente ha speso per 100 milioni. Sì, infatti. È una squadra fantastica, Bonucci, Maradona, Donnarumma, perché è più pagato del mondo, difensore più pagato del mondo. Se va bene pareggiamo. Allora, parole, loro hanno comprato un difensore che di nome si chiama Milan. Quindi cosa vogliono? Se va bene, noi abbiamo Skriniar. Anche il migliore, tra l'altro. Pensa che quello lì guadagna un sesto di quello che guadagna Bonucci ed è più forte. Pensa. Va bene, tenete. Ecco, da qua si vede la difficoltà degli interisti. Aiuto. Se va bene, pareggiamo. No, ecco perché si vede. Ecco perché si vede. Io voglio fare una domanda. Ma solo il stadio, quando si fa il nome di Skriniar, no? Mentre il nome è Milan, ce ne hai fatto un boato anche in quel momento o no? Sul cognome. I soldoni, come è arrivato Inter e Milan a questo derby? Chi me lo vuole dire? Io, guarda, scrive, segna, registra, al derby segna Bonucci. Io dico solo che segna Bonucci, poi magari finisce 1-3. Io non dico niente, dico solo che segna Bonucci. Quella giusta. Se mi fido ciecamente di Spalletti, lo trovo un grande allenatore. E credo che ci darà delle soddisfazioni, ma pubblicità! Pubblicità! Non faccio il pronostico. Ho detto ci darà delle belle soddisfazioni, ma non parlavo del tempo. Non parlavo del tempo. Facciamo una chiosa, una battuta al volo per chiudere. Io partirei da Franco e Barone. Io spero che sia un bel derby, un derby di folklore, un derby che appunto mi ha sempre presente. Oh, fai giornalista, no, di qua cosa? Qualche stronzata fuori via. A me. Ragazzi, qua il derby è qua, non è a San Siro, è qua. Il fatto che mi auguro, come è sempre stato, che sia un derby come l'ha dimostrato sempre la tifoseria di Milano, sia da una parte che dall'altra, un derby con folklore, con allegria, gli sfottò che ci sono sempre, ma sempre limitato agli sfottò, e dia per esempio in tutto il mondo nel nostro comportamento. Siamo su questa lunghezza d'onda e il derby fortunatamente è solo folklore, bandiere e calcio giocato, per cui andiamo avanti così, è un piacere andare allo stadio sia per noi che per i nostri figli. Questo è un derby vero, un applauso a Grandi. Un applauso a tutti.